Ecco, buonasera, siamo pronti. Ecco, sono molto molto felice, anzi, ritrovarmi qua, essere nato tra di voi, rivedere tante facce che conosco, sì sì, vero, anche posso dire che mi avete proprio mancati. Niente, sono contento. La serie che fanno è abbastanza diversa perché non è né monografico né collegato a un'epoca come l'ultimo che era dedicato al Novecento musicale, e invece questa volta è tematico, diciamo, una concezione che potremmo esaminare un po' secondo vari criteri, vari punti di vista. E questo questa visione ha un titolo strano, almeno per me, per il senso mio dell'italiano mi sembra strano, ma forse non ho capito, in inglese suonerebbe molto male, le contaminazioni. Forse, perché contaminazione in inglese sarebbe comunque negative, pregiative. Invece hanno voluto, io me ne lavo le mani. Vabbè. Però così dovrei, per cominciare, spiegare un po' quello che ho voluto esplorare con questa serie e cosa intendo per questa parola contaminata. È una musica, delle tante forme di musiche che in qualche maniera sono influenzate, collegate, condizionate, colorite da elementi non musicali. Innanzitutto da elementi che vengono di altre discipline artistiche, la pittura, innanzitutto la letteratura, e però in certi casi anche architettura, altre cose, e poi anche degli elementi che non sono artistici, innanzitutto tutto il secondo programma che è dedicato alla natura. Però qui bisognerebbe fare delle distinzioni molto chiare, perché ovviamente abbiamo creato una situazione di due poli opposti, musica contaminata, e ci sarebbe l'altra, che sarebbe la musica incontaminata, che sarebbe quello che si chiama solamente la musica assoluta, che sarebbe la musica autonoma, diciamo. E la situazione non è così chiara, e le distinzioni non sono così chiare. Prima di tutto bisognerebbe spiegare che in tutte le altre civiltà, e tutta la storia umana, anche tutte le musiche antiche, e le musiche, non bisognerebbe dirlo così, ma non europee, diciamo, non occidentali, la musica è sempre contaminata, è sempre dipendente, non è mai autonoma, non esiste nelle tradizioni indiane o cinesi o balinesi o africani o americane, non esiste una musica che, non esiste la concezione di musica che esiste da sé, da sola, cioè che si può seguire, capire, interpretare, senza il contesto che prenda forma, che prenda definizione di altri elementi, collegato con riti religiosi, con la danza, con tante altre cose, con la parola. Non dimentichiamo che persino la nostra musica, la musica occidentale, nasce all'inizio da una musica che è completamente, strettamente collegata con le parole, che le prime maniere di scrittura musicale erano semplicemente maniere di indicare sulle parole certe inflessioni che darebbero un senso di come cantare. Però, quindi non esiste fuori dalla parola in questo caso, quindi non è una musica indipendente, e poco a poco, per tanti motivi, anche alcuni misteriosi, qui in Europa, dall'inizio, proprio già probabilmente del 1000, l'anno 1000, ma innanzitutto dal 1300 in più, una musica o delle forme musicali si sono sviluppate che diventavano sempre più autonome e avevano tante caratteristiche che riempivano il tempo innanzitutto di maniera in sé, con un senso di narrativa, con un senso di logico, con un senso di consistenza, che così dava all'ascoltatore un senso completo in sé, che non aveva bisogno di altri elementi per spiegarlo, per definirlo, per darlo senso. E questo è una grande conquista dell'Occidente.
che probabilmente in un certo senso raggiunge il suo punto culminante nella seconda parte del Settecento, nella cosiddetta epoca classica, cioè Haydn, Mozart, Beethoven, sarebbe un po' il punto culminante. Non per caso, per esempio, che tra questi programmi non c'è Haydn e Mozart, e di Beethoven c'è, però come vedremo un po' alla rovescia, non per quanto la musica è condizionata dalle altre arti, ma quanto questo pezzo ha influenzato l'altra, perché l'ultimo programma vedremo un po' tutto alla rovescia, come la musica ha influenzato le altre arti. E per esempio un altro compositore carissimo a me, che ho fatto qui una serie che penso ancora con rammarico e amore insieme, è Chopin, che non c'è, non ci sarà un solo pezzo di Chopin, forse come dis, ma perché Chopin è un compositore completamente, cioè non assolutamente, non si può dire che la sua musica non è contaminata, ma al di fuori del contesto di cui io cerco di definire in questi programmi. Perché la musica comunque è contaminata perché le associazioni emotive entrano. Non esiste un ascolto assolutamente astratto della musica. Cioè, anche se prendiamo una sonata di Beethoven, primo periodo, proprio classico, proprio dove tutto sembra veramente astrazioni. L'astrazione è la musica, è l'arte astratta per eccellenza, perché non, in un certo senso non significa niente, non si può definire in termini concreti cosa significa astratto per questo. E, però sempre noi si ascolta, la musica esiste al momento di essere ascoltata e noi ci ascoltiamo, ci mettiamo certe associazioni che danno un senso concreto che non è più assoluto, non è più totalmente astratto. E anche per esempio tante musiche che sono strettamente collegate, per esempio musica religiosa o opere liriche o i leader, cioè tutto questo è ovviamente in un certo senso musica contaminata, perché è musica che dipende di altri elementi. Però al tempo stesso, se parliamo dell'ambito della musica innanzitutto dell'Ottocento, del 700-800, è una musica che regge da sé fino a un certo punto. Noi possiamo benissimo ascoltare con piacere un'opera di Mozart o un leader di Schumann senza sapere di che cosa si parla. Ovviamente non basterebbe, non è così, bisognerebbe, però si può benissimo. Anzi, io conosco delle persone che preferiscono quasi sentire le opere che non capiscono, non sanno cosa dicono, perché così possono ascoltare la musica in astrazione. Quindi è una specie di decontaminazione, se vogliamo. Io nei programmi per questa serie ho scelto pezzi molto contaminati, cioè dove le contaminazioni sono molto chiare. Però io credo che in tutto il ciclo non ci sia un solo pezzo, forse uno solo, sì, il primo in assoluto, El König, forse, che si potrebbe, non si potrebbe capire, seguire, godere completamente anche senza sapere nulla dei collegamenti extramusicali. Quindi è tutta in un certo senso musica assoluta, però una musica assoluta con forti elementi. Perché quello che mi interessa, questo l'avrete, chi mi ha seguito prima avrete già capito, che mi interessa moltissimo è non tanto le contaminazioni in sé, quali sono questi elementi, ma come gli artisti hanno preso elementi da fuori per creare nuove visioni artistiche personali. Cioè, e poi di così di mettere l'opera d'arte, la musica, in un contesto artistico, sociale, storico, umano, che non sia solo un momento di ascolto piacevole, ma che abbia un senso. Questo è sempre, comunque, il mio scopo. Bene. Dove sono? Eccolo. Ovviamente se guardiamo i programmi di questi quattro concerti è quasi tutta musica dell'Ottocento. C'è qualche cosina dall'inizio del Novecento, credo che ci sia un solo pezzo del Settecento, il primo pezzo del secondo programma che ha inizio Settecento, ma questo è particolare.
E c'è un solo pezzo anche dell'ultima parte del 1200, questo è vero. Però è quasi tutto dell'800, ma questo non per caso, perché l'800, tutto sommato, è un'epoca che noi volgarmente chiamiamo romantico. Perché diciamo romantico, questo probabilmente sapete tutti, che originalmente non aveva niente a che fare con romantico del senso nostro, cioè di cuore, ma per il collegamento con il romanzo, con la letteratura, una musica impregnata dello spirito del romanzo, che il romanzo che era la nuova forma narrativa dell'inizio dell'Ottocento che faceva molto successo, e così la gente, e probabilmente come quasi sempre questi titoli stilistici tipo gotico, barocco, all'inizio venivano considerati come spregevoli come titolo. So che quando dicevano musica barocca, architetture barocche, era un insulto, o quando dicevano gotico era un insulto, cioè una maniera di parlare male della cosa moderna nei confronti con quello passato. E romantico perché, insomma, una musica troppo condizionata dalla letteratura. E i due personaggi che appaiono più spesso in questi programmi sono Schumann e Liszt, perché Schumann e Liszt sono i due compositori che meglio hanno manifestato un po' questo senso della combinazione musicale con innanzitutto la letteratura, ma anche nel caso di Liszt con altre cose ancora. Bene, faccio brevemente un assunto, cioè dei quattro programmi, cosa sono, e il primo programma, quello di domani, anche perché per combinazioni strane e equivoci non ho capito, i programmi sono arrivati molto tardi e forse così forse non è tutto molto chiaro. Il programma di domani e le conferenze di stasera è su un certo tipo di musica ispirata ad un certo tipo molto preciso di letteratura, la letteratura che noi in inglese chiamiamo ghost story, che non si traduce esattamente, ma letteratura, racconti fantastici, racconti di spettri, di spiriti macabri, cioè, l'irrazionale, insomma, e che ovviamente è un episodio importantissimo all'inizio dell'Ottocento, poi i testi è un po' diverso verso la fine, ci torniamo subito. Il secondo programma è musica in natura, è quello forse più normale del gruppo, musica ispirata dalla natura. E qui abbiamo un po' una gamma molto più larga come anche storico, perché cominciamo con Couperin, 1720, e andiamo avanti fino a Messiaen, 1960. E il Messiaen che suonerò non è quello che ho suonato due anni fa, quindi quello almeno non è ripetuto. Qualche pezzo avete già sentito, purtroppo. Anche il programma di oggi ci sono ben due pezzi, ma sono bei pezzi. È passato tanto tempo, così magari... sarete cambiati, anch'io sono cambiato, quindi chissà, forse non piaceva prima, piacerà ora, o viceversa anche, non si sa mai. Il terzo programma è più difficile definire, perché nel terzo programma volevo prendere esempi di influenze meno precise, cioè di contaminazioni, meno precise ma al tempo stesso forse più importanti, tipo... La filosofia, come nella musica hanno cercato di esprimere, di manifestare, di costruire una musica con fondamento filosofico, con legami quasi astratti con grandi idee della letteratura, tipo la leggenda di Faust, o grandi altri grandi, anche Dante non c'è, ma Dante sarebbe un altro esempio. Non c'è semplicemente perché quello è un programma dove era molto difficile scegliere i pezzi. Anche i pochi esempi che ci sono di musiche ispirate di altre discipline artistiche, pittura, architettura. Di architettura ci sarebbe un pezzo fantastico, però non è per pianoforte. E lì ci sono tante cose che non ho potuto fare, però per dare un esempio di come musicisti hanno cercato di manifestare, di creare musiche dove c'è questo impronto di altre discipline artistiche in un senso molto largo. E poi il quarto programma è una cosa che mi piace moltissimo, è proprio la rovescia, andare tutto in altro senso, musica che ha ispirato altri grandi artisti, innanzitutto scrittori,
Lì è molto concentrato su un certo periodo degli scrittori, perché fine 800, inizio 900 c'è un periodo quando, molto insolitamente, perché normalmente è la musica che prende dalle altre arte. Questo vedremo sempre, per esempio, l'impressionismo nasce come movimento di pittura e poi dopo la musica. Barocco, architettura e poi la musica. Rinascimento, un po' pittura innanzitutto, poi la musica, eccetera, eccetera. Romantico, il romanzo e poi la musica. Invece c'è un periodo, diciamo, fine 900, fine 800, inizio 900, quando moltissimi grandi movimenti letterari nascono proprio da influenze musicali, o hanno, anche se non nascono, hanno legami talmente forti che sono quasi inimmaginabili senza questo legame. Poi innanzitutto personaggi Proust, Thomas Mann, James Joyce, certi altri, e quindi questo è un programma che esplora, che suona pezzi proprio scelti per i legami che hanno con non musicisti. Bene, allora, siamo arrivati al programma di stasera. Prima di tutto vorrei esplorare un pochettino questa esplosione di letteratura del macabro, del fantastico, all'inizio dell'Ottocento, che abbiamo tutto d'un tratto, tutta una serie di grandi nomi, innanzitutto in due culture, in tedesca, cioè Hoffmann, Richter, come si chiama quell'altro, Hebel, che noi non leggiamo più, ma all'epoca si leggeva moltissimo, in America, Edgar Allan Poe, in Inghilterra, anche Nathaniel Hawthorne, c'è anche, in un certo senso, anche in Inghilterra, nel romanzo gotico cosiddetto, delle Bronte, di tanti scrittori che non si leggono più. E questa esplosione di letterature pieno di fantasmi, di spettri, di mostri, di incubi, di ansia vaga, indefinita, di incubo, in questo senso di angoscia strana, mistero, che spesso, essendo inizio 800, viene risolto di maniera molto felice, però con questa idea, ma non sempre. E quindi perché? Da dove viene questa esplosione? Secondo me ci sono tre elementi principali, di cui il primo è di gran lunga quello forse più consistente e più importante. È una reazione contro l'era della ragione, l'illuminismo, parola terribile per me, l'illuminismo, il senso della vittoria finale della scienza, della ragione, di questo senso molto forte nel Settecento che si poteva capire l'esistenza umana con le facoltà concrete, con la ragione, si poteva misurare la verità praticamente. E c'è, comincia già, quello che è interessante, i primi personaggi che preannunciano la reazione sono persone ancora nel bel mezzo dell'era della ragione, dell'illuminismo, tipo Goethe e Schiller, tutti e due, e Kant stesso, che sono tutti e tre legati al Settecento, però che creano situazioni che rendono inevitabile quello che la reazione che arriva nel Ottocento. E c'è tutto un po' il contrario, il senso, per esempio, parlando del scienziato, questo il regno del scienziato, i grandi enciclopedisti francesi che si consideravano questi uomini che avrebbero capito l'esistenza umana, eccetera. Allora, nell'inizio del Novecento abbiamo ripetutamente il personaggio del scienziato pazzo, cioè che crea cose che vanno indietro, che vedremo un caso molto famoso, che musicalmente molto dopo, l'apprendista stregone, insomma, di un che conosciamo tutti dal film, ma che invece viene da Hoffman. Hoffman adora questa scena, che vedremo anche un pochettino stasera, proprio dal scienziato che va non tanto del male, non è tanto questo, sì, qualche volta anche del male, ma che innanzitutto fa tutto torto e le cose, le potenze della natura hanno la vendetta, finiscono per vincere, per stravincere e per strappare lo scienziato che si pensava
maestro della situazione, che conosceva tutto. E anche c'è questo un po' anche l'inizio della scoperta dell'inconscio che arriverà abbastanza dopo. Però tutto questo, questo senso che c'è tutto un mondo lì, questo definito anche da Kant, che parla del fenomena e nomena, che questo nomena, questo mondo che non capiamo, che c'è ma non possiamo percepire, almeno non con i sensi, e che lì è tutto questo che affascina anche. Quindi, secondo me, il motivo principale per questa grande esplosione di letteratura fantastica è reazione contro la ragione, la ragione. Secondo me, è la nascita di un nuovo pubblico letterario. Dopo dell'epoca Biedermeier, dopo le guerre napoleoniche, c'è l'arrivo della borghesia. È una borghesia che non ha la stessa cultura della vecchia aristocrazia, che vuole grandi sensazioni, vuole fantasie, vuole l'esotico, il nuovo. Non per caso, insieme con la letteratura fantastica spettrale, c'è anche l'esotico, cioè che del Medioevo o di posti lontani, anche nella pittura, vediamo dell'acqua, eccetera, eccetera, questa ricerca verso l'esotico, il nuovo e lontano. Perché il pubblico nuovo che vuole grandi sensazioni, vuole grandi novità. L'esotico, questo senso dell'esotico è anche molto importante. E poi un altro elemento che secondo me diventa più importante forse nella seconda metà dell'Ottocento, verso i mostri, eccetera, eccetera, è la crescita del nazionalismo. Perché la crescita del nazionalismo spinge gli scrittori a guardare nei fonti folcloristici, nella letteratura mitologica, folcloristica, eccetera, dove spesso appaiono tanti mostri, spettri, oggetti di fantasia. Non per caso, già all'inizio dell'Ottocento abbiamo i fratelli Grimm, per esempio, tutto questo che appaia. E che anche questo, per esempio, quando sono stati pubblicati i racconti dei Grimm, ci furono protesti del mondo del Settecento, cioè del mondo della ragione, che sono storie terribili, tremende, oscene, pieno di irragione, di fantasmi, di cose che bisognerebbe sconfiggere, bisogna eliminare, che nel nostro mondo così, dove tutto cristallo, chiaro, pieno, ragionevole, invece attirava. Quindi per me questi sono i tre motivi principali per questa esplosione del mostro. E quindi la musica segue questa tendenza, questa moda, se vogliamo. E la musica comunque segue con molto successo, perché quando si tratta dell'irrazionale, quando si tratta del mondo di astrazioni o di fantasie o anche di incubo, di presentimenti o di istinti, la musica è l'arte migliore, perché l'arte più meno concreta, più ricca di suggestioni e di evocazione e più povera di fatti concreti, di immagini concrete. Quindi la musica si adattava benissimo a questo tipo di letteratura. E in un'epoca quando comunque i musicisti prendevano sempre più ispirazione dalla letteratura, è normale che prendessero anche di questo tipo. Ognuno un po' nel modo suo. Il caso più importante è Robert Schumann. Però bisogna aggiungere che questa esplosione all'inizio del secolo poi si calmò un po', verso la fine del secolo, in Francia ora, non in America e in Germania, in Austria un po', ma innanzitutto in Francia, già con Baudelaire nel 1860, ma innanzitutto dopo con i simbolisti, eccetera, c'è un ritorno verso la letteratura fantastica di Spezzi, con differenze, perché ha perso l'innocenza. Non è più fatto in buona fede, se vogliamo, o non più fatto con questo senso delle meraviglie, eccetera. Ora c'è ironia, c'è la decadenza che arriva anche dentro. Però c'è sempre il ritorno, infatti il grande successo di Edgar Allan Poe in Francia non è Poe che muore nel 40, credo, ma lui diventa famosissimo in Francia 80, 90, ai primi anni del Novecento, difatti c'è
una grande quantità di musica ispirata da Poe, purtroppo non per pianoforte, questo mi è stato molto frustrante. Quindi è una rivalutazione di queste idee dell'inizio del secolo in termini un po' diversi, però sempre con questo desiderio dell'esotico, dell'irreale, anche se ormai c'è un po' questa senso staccato, ironico o quasi decadente. Ok, bene. Andiamo. Dunque, cominciamo col programma. Mi metto di qua. Ho ancora la... Senza di questo non sono... Il primo pezzo del programma è l'unico esempio di questo programma dove ci sono veramente le parole. E anche, secondo me, antichi, più che fa parte della musica di Ghost Story, anticipa un po' tutto. È un doppio anticipo, perché il poema El König, il re degli elfi, anche non si traduce molto bene, perché quello è molto negativo, invece se io dico re degli elfi magari uno avrebbe un senso di qualcuno di dolce, di cucciolo, questo essenzialmente non è cucciolo. È di Goethe dal 1760, o 70. E l'idea di Goethe è forse un po' la battaglia tra ragione e incubo. Però è chiaro che per lui è una battaglia che la ragione dovrebbe vincere. Invece, nella visione di Schubert, diventa un po' il trionfo dell'irragione, dell'incubo. E Schubert in un lead di 4 minuti riesce a creare tutto un mondo, forse il migliore esempio del gusto musicale mai scritto. Perché in 4 minuti ha 4 personaggi che rappresentano 4 punti di vista. C'è il narratore che ci racconta della cavalcata, il padre che tiene il figlio in mano in una tempesta terribile di notte, il narratore che rimane fuori, inorridito ma fuori. C'è il padre che è la voce della ragione, che non vede tutti questi spettri, che dice che questa è solo la nebbia, questo è solo sono le foglie per terra, questo sono... Invece poi c'è il figlio terrorizzato, che diventa poi divorato, che muore. E poi c'è la voce dell'Elkhorn stesso, una voce strana, alto, insomma, macabro, diciamo. E quindi in 4 minuti crea tutta questa atmosfera. Cosa curiosa, ci sono molte versioni musicali di questo poema di Goethe, ormai completamente dimenticati, ma a Goethe non piaceva quello di Schubert. Perché trovava troppo irragionevole, troppo diciamo romantico. Quindi, questo primo esempio, e questa è una trasizione di Liszt, come avevo già detto tre anni fa, quando ho fatto la scaletta su Liszt. Liszt era un grandissimo propagandista musicale, che lui che adorava il leader di Schubert e di Schumann, voleva che il pubblico generale conoscesse meglio, e così faceva trasizioni, in parte per dimostrare la sua bravura come possibilità di far scrivere, eccetera, ma anche per far conoscere questo repertorio. E ha fatto 240, credo, trasizioni di Liszt, un numero seminato, straordinario. E rende, devo dire, anche se questo, l'accompagnamento pianistico del Liszt originale è difficilissimo. La versione di Liszt diventa veramente tremendo. È una follia assoluta cominciare il programma con questo pezzo. Lo faccio per motivi, perché è talmente come emblematico dell'idea del programma, però è una follia lo stesso. E già in queste poche note lui crea un'atmosfera di angoscia, si sente la pioggia che batte, si tutto.
E poi non ho fatto perché è così breve che sentirete e capirete tutto. Lui come fa tutte le voci, che è un'atmosfera sempre di paura crescente. Facciamo il secondo. Si legge? Io no. Questo, sì, questo momento per farvi vedere due cose. Il canto è un po' mezza strada, ma il canto del re, del El Trini stesso, che Schubert mette come una cosa quasi fanciullesca, però è un'atmosfera stranissima. Il cantante normalmente canta con una voce quasi in falsetto. Comincio proprio all'inizio della pagina. Non posso. Comincio un po' prima e capirete. E dirò quando arrivo. Sono lì. E qui è il ragazzo. Ecco, si sente la violenza della reazione del ragazzo, che è tutto, che urla, che questi effetti pianistici che danno questo effetto di panico. Difatti il ragazzo ha sempre più panico, e poi alla fine. E devo dire che, a proposito, se uno legge nel contesto attuale il poema, farebbe scandalo, perché se io traduco letteralmente, ci sono tre interventi del Elfernich, del re degli Elfi. Primo dice per sedurre il ragazzo, alla morte lo seduce, vero? Per sedurre il ragazzo. Primo dice vieni con me, giocherò bei giochi con te, mia mamma ti darà da mangiare. Secondo dice che le mie figlie giocheranno con te e farete bellissime danze insieme. Terza volta dice che sei bello, ti amo, voglio il tuo corpo, vieni con me o uso la forza. Altro che pedofilia. Bene, andiamo avanti. Bene, arriviamo. Dovrei prendere anche, perché qui c'è molto da dire. È un pezzo di Robert Schumann, un pezzo molto interessante e abbastanza raramente eseguito, che si chiama Nachtstücke, pezzi della notte. C'è un po' da dire su questo pezzo. Il titolo originale non era Nachtstücke, ma era Leichenfantasie. Leichenfantasie significa la fantasia dei cadaveri, che è una citazione di un poema di Schiller, che è molto, un poema molto come una visione della morte, molto scura e angosciata. E questo è un pezzo angosciato, ma in termini molto strani, perché sempre l'angoscia suggerita, sempre evitata, non c'è mai un solo passaggio dove Schumann, che Dio mio, quando vuole può farlo come nessuno, si lascia andare nell'espressività, nell'angoscia, è tutto qui come in netta luce, come sempre un po' evocato ma mai espresso apertamente. Le condizioni quando lui scrisse questo pezzo condizionavano un pochettino questo carattere scuro. Moriva suo fratello e difatti lui aveva avuto un presentimento della morte del fratello e che poi il fratello morì. E poi lui ha finito il pezzo in carrozza che andava ai funerali del fratello, che poi non arrivò in tempo. Perché insomma a quell'epoca ovviamente si viaggiava anche peggio di oggi, forse poco. I titoli originali erano, poi lui ha tolto tutti i titoli perché Clara, sua fidanzata, gli ha detto di toglierli perché erano troppo personali. Primo era Trauerzug, che è difficile tradurre ma sarebbe marcia funebre, sarebbe il treno della doglia, però è piuttosto marcia funebre. Curioso Gesellschaft, compagnia strana. Nächtliche Gedanken, però è difficile tradurre veramente. Attività della notte, cioè cose che succedono per la notte. E l'ultimo, Rundgesang mit Solostimmen,
canto con voci sole che fanno il, come si dice, il rondo, quando si fanno il rondo, anche se non è proprio rondo, non so perché lui lo dice. C'è un elemento anche interessante, ci sono vari elementi interessanti che vedremo passando un po' per il testo. Uno è che lui scrive a Clara che componendo questo pezzo arrivava sempre a un certo punto e che non poteva più andare, era strafatto dall'angoscia, diceva ah Gott, oh Dio, e non poteva più andare, cioè si trovava bloccato. Non si sa esattamente dove, io indovinerò, ma non si può sapere. Quindi vediamo un po'. Allora, lui ha cambiato il titolo da Life and Fantasy a Nachstück. Ma Nachstück è anche una citazione, di una serie di racconti di Hoffmann, Isaiah Hoffmann, che era lo scrittore favorito di Schumann, e quello che praticamente ha inventato tutto questo il modo proprio del racconto fantastico, eccetera. E nel Nachstück sono racconti strani, non sono proprio racconti di mostri, ma sono racconti di cose inspiegabili, strane, misteri, con un senso di ansia, di male mai proprio visto ma sentito percepito di qualche maniera. C'è anche, e questo è importante per Hoffman e anche per Schumann, il personaggio dello scienziato pazzo, che crea atomi. Questo nasce anche l'idea nella letteratura populistica ebrea del golem. Golem era quella cosa inventato che viveva, che prendeva vita e che poi magari uccideva chi lo creava, insomma. E cioè, questa idea che vediamo anche nei racconti di Hoffmann, dell'opera di Offenbach. C'è Ottavia, il soprano, che canta e poi muore. Copelli è un altro, Copelli è il balletto. Noi racconti di Hoffmann e Offenbach, e credo che si chiami Olimpia, giusto, grazie. E che può essere perché devi fare come una specie, e lui ovviamente è innamorato, come sempre. Dunque, vediamo un po' questa marcia funebre. È una musica molto curiosa, quasi tutto questo pezzo sta molto basso, molto scuro, e poi ritmicamente una marcia dovrebbe essere forte sul primo, e invece questo va... 1, 2, 3, va verso la fine, quindi è una specie di basso piccante, va, non è per niente stabile come ritmo. E guardi, anche stranissimo l'indicazione di tempo. Mehr langsam, più lento di che cosa non ci dice, oft zurückhaltend, spesso ritardando. Che non esiste, è un tempo stranissimo. Più lento, non dice di che cosa, e spesso, quindi questo senso, come va avanti, ma non ha voglia di andare avanti, sempre esitando. Passiamo al prossimo. Qui bisognerebbe spiegare, ci sono due passaggi, questo pezzo dove abbiamo una forma che, andando verso la pazzia, perché sapete che Schumann finisce pazzo, prende sempre più come ossessione per Schumann, e quello è il canone, quello imitazione diretta di linee. Probabilmente come ossessione, una specie di ossessione. E qui invece sì, abbiamo questo stesso tema che prende forma canonica e lo vedrete, va avanti, ma anche qui è bloccato e poi quasi sparisce. Questo potrebbe essere, anche se io non credo, il momento quando lui rimane bloccato e dice oddio. Comincio la seconda riga. Del canone. Ah,
veramente ossessivo. Ricorda come si scioglie, che si scioglie e poi si riprende con pesantezza questa parte. È un pezzo molto lungo, senza mai avere veramente un passaggio straziante e famoso effetto. E torniamo al prossimo. E poi abbiamo un pezzo che preannuncia una tecnica molto moderna, quello proprio di sciogliere il tema che si cerca. Comincio dove? La penultima riga. Un spazzimento proprio del tema. Sì. Bene, il secondo tempo sembrerebbe all'inizio è lo stesso tema, cioè l'idea musicale è identico. Abbiamo queste note, ora in forma molto più allegra, più... Sembra tutto molto contento. Vado al... ecco, posso far vedere. Questo, ecco. Vado qui. Questo fortissimo. E questa... che spazio. Molto brutale, come... Prende lo stesso tema, però ormai è in fondo molto lirico. Però questa è molto... non è certamente... è scioccante e anche abbastanza sgradevole, come anche dissonanza molto forte. Passiamo al prossimo. Dove siamo? Siamo... Ok. Qui abbiamo, io credo, il passaggio... acqua, oddio, quando... comincerei un po' prima. Ah, ecco. Sì, sul tavolo. Così, comincio anche qua. Proprio qua. Forse è il momento, perché tutto un tratto sembra molto fermo e molto, molto soffrente, molto risuono. Vai al prossimo. E come non riesci ad andare avanti. All'inizio. Poi
andiamo un po' avanti, sempre su, su questa pagina, abbiamo un altro elemento, questo che comincia qua. Abbiamo, e questo lo sappiamo, perché Schumann lo dice in una lettera a Clara. E qui abbiamo una evocazione dal... come si chiama in italiano? Cioè queste costruzioni viventi, autonomo si dice in inglese, automato come? Automato? Automa. Ok, automa, vabbè. Questo dovrebbe essere uno di questi giocattoli viventi. Sì. E va avanti, non ho la prossima parte, ma va avanti sempre. E anche qui, quello che forse è molto fantastico, molto, molto da secoli, proprio di questo pezzo, di questo Nachstück, è che queste cose abbastanza terribili sono spesso espresse in termini di musica che sembra a prima vista molto allegra, molto gaia, molto... invece dietro c'è il fantastico, il grotesco. Andiamo avanti, dove siamo? Numero... ok, poi andiamo al terzo tempo. Questo che sarebbe le attività notturne. E che sembra, anche qui è strano, sembra molto festivo. Festoso, scusi. Festoso, però è sempre scuro e strano, e vedrete con cambi strani. Comincio dall'inizio. Non so se ho la prossima pagina. Sì. Questa piccola nota nel basso a controtempo è molto preoccupante, passaggio molto preoccupante, triste, scuro, non saprei dire proprio triste, ma scuro, strano, squilibrato, come i francesi direbbero anche, cioè uno che una visione che non riesce a e Schumann era effettivamente abbastanza anche. E poi andiamo all'ultimo tempo. E l'ultimo tempo che comincia con la piccola evocazione a Schumann, che vedremo moltissimo nel terzo programma, dove sono Kreisleriana, uno dei grandi capolavori di Schumann. Il Schumann che sogna, Schumann intimo, Schumann timido. Ci abbiamo... E abbiamo un po' la risoluzione della marcia funebre. Semplice, sembra veramente come quasi, non dico popolare, ma però è come scritto, che sembra la chitarra, insomma, come se fosse un canto accompagnato dalla chitarra, però è sempre, è preoccupante in sé, perché una sonorità strana, è scomodo personale anche, molto grandi estensioni della mano, non, questo è molto tipico di Schumann, che la scrittura riflette, sottolinea lo stato di anima. Mentre in molti compositori, tipo Beethoven o tipo Debussy, la scrittura è solo per scopi pratici. La scrittura esiste come modo pratico di rendere gli effetti voluti, gli effetti emotivi, eccetera, eccetera. Insomma. Schumann non riesce, o non vuole, non riesce, ma non vuole neanche separare la scrittura dal contenuto. E perciò che Schumann qualche volta, vedremo in castellano, scrive delle cose impossibili per descrivere, per evocare situazioni emotive di panico o di pazzie, scrive pazzie che non si riesce a suonare.
è che un altro compositore magari avrebbe cercato di creare un effetto sonore che avrebbe dato questo senso, però scrivendo bene per pianoforte. Invece Schumann no, fa apposta. Perché, o meglio, non riesce a separare la scrittura dal contenuto. Questo è un altro esempio, sarebbe Tchaikovsky. Quando vediamo un compositore che fa 4 key crescendo a 2 e poi diminuendo a 6, eccetera, eccetera, capiamo che alla fine è questione di emozioni, che non di termini pratici, mentre Beethoven pianissimo significa pianissimo, è una cosa molto precisa in sé. Ok, bene, ho lasciato questo pezzo e poi torniamo al prossimo. Che faccio? Questo c'è in programma come un accenno molto molto breve, molto minimo, a un altro elemento di vostri spettri fantastici, è quello della musica folkloristica. Qui siamo Edvard Grieg, però ci sono milioni di esempi di compositori cercando di ricreare o di identificarsi per motivo di nazionalismo con leggende, con mitologie, con i racconti Grimm, eccetera, eccetera. Si trova una situazione, qui siamo la marcia dei come si Nani, ma non so. Sì, il problema è che Nani, gnomi. Sì, perché anche i gnomi, so che si dice gnomi, ma i gnomi possono essere anche benevoli. Trolls no. Trolls non sono benevoli. Sì, sono cattivi. Sì, bene. Sommato, in un programma così negativo, così naivo, ci vuole qualcosa, anche se dura 4-5 minuti. Però una cosa bisognerebbe anche aggiungere, che secondo me uno dei motivi perché i compositori, a parte il nazionalismo, ma non solo compositori piuttosto leggeri come Grieg, ma anche compositori molto più importanti, seri, tipo Wagner, anche Wagner ha i suoi nani, eccetera, eccetera, perché dà la possibilità a fare esperimenti, novità armoniche esotiche, perché se tu devi dipingere gnomi o mostri o giganti o questo o quello, non puoi utilizzare un linguaggio normale, devi trovare un linguaggio esotico strano per riflettere, quelli non sono umani. E quindi anche qui questo fatto semplicemente l'armonia, è che è tutto abbastanza leggero, tutto abbastanza a livello molto folcloristico se vogliamo, però sono sempre armonie nuove, in un certo senso c'è un po' della novità armonica in questa ricerca del fantastico. Ok, basta con Grieg e torniamo a un altro pezzo dove c'è moltissima fantasia armonica e fantastico. Questo è un pezzo che scommetterei qualsiasi cosa che nessuno di voi ha mai sentito al concerto. Se c'è qualcuno di voi che ha sentito questo concerto, vi offro la cena. Però dovete dimostrare che l'avete sentito al concerto. Voglio prova. Questo pezzo si chiama Macbeth e le streghe di Smetana. Di Bedrich Smetana, compositore, non c'è scritto solamente Smetana sulla pagina. E questo pezzo probabilmente nasce, è un pezzo incompiuto, di fatto dice schizzi, anche se è compiuto come l'abbiamo, ma probabilmente era il progetto di scrivere quello che in quell'epoca si chiamavano melodramma, un pezzo musicale con voce recitante. Come vedrete è un pezzo pieno di silenzi drammatici dove probabilmente la voce recitante avrebbe citato Shakespeare o almeno certe citazioni da Macbeth. E infatti qui è la scena che lui rende in maniera anche molto chiara, le streghe, e poi che lui dipinge con termini sonorità stranissime, molto stridule, molto armonie strane. Prossimo dove siamo? Questo sarà un altro. Però la musica delle streghe sempre si riconosce, musica molto strana, molto violente.
Questo ovviamente è una visione molto ottocentesca di Shakespeare. Non abbiamo più, però è una visione innanzitutto basata sul contrasto delle streghe, che sono, come un po' nell'Elkhorn, la voce dell'irrazionalità, dell'incubo, del male, e il conflitto che creano in Macbeth, che comincia quando lo vediamo, questa è la prima volta che vediamo Macbeth da lontano, ormai è protagonista, eroe da una vittoria in battaglia, ancora è nobile. Grito maestoso, sì. Andiamo avanti. Ah, e qui dopo un incontro lui avvicina poco a poco, sempre più forte, abbiamo la danza delle streghe, la danza delle streghe che lo seducono verso il male. Una musica molto strana, bella trovo, ma molto strana, molto, molto esotico, diciamo, per evocare questo senso, queste streghe, queste cose che devono essere completamente fuori del normale. Poi abbiamo quello che praticamente il cuore del pezzo è il conflitto dentro Macbeth, che è fomentato dal desiderio di rimanere nobile, fedele alla moralità, all'eroismo, eccetera, invece con questa visione che gli hanno presentato le streghe di vittoria, di essere il re, eccetera, eccetera, però attraverso tanti atti simili, tanto sangue, insomma. Diventa molto romantico, molto con questi. Poi ci sono citazioni dalla musica eroica che viene sempre sconfitta. E alla fine, trionfale, da grandioso suono. Cioè, vedete dove è la seconda riga, grandioso. Tutto trionfante, però è un trionfale ingannevole, che inganna, perché il trionfo della visione della vittoria, cioè del male, che capiremo alla fine, che cioè che lui si è lasciato sedurre. C'era questa visione di lui, re che stravince uccidendo chissà quante persone alla fine. Quindi è il trionfo del male. Un po' come anche in Elkhorn c'era il trionfo del male. Completamente altro contesto, però c'è un po' una visione sempre ottocentesca, diciamo. Ok. Poi torniamo alla seconda parte del concerto e qui abbiamo pezzi in gran parte che ho già suonato per voi, in altri contesti. Gaspard de la Nuit, capolavoro di Ravel. Non l'unico Ravel dei programmi, ma di questo sì. Perché Gaspard de la Nuit? Perché Gaspard de la Nuit è ispirato da tre poemi di Bertrand. Alois Bertrand, come si chiamava di nome? Sì, Alois Bertrand. Louis Bertrand, grazie. Pubblicato un anno prima di Gaspard del pezzo, una serie di poemi che si chiamava Gaspard de la Nuit.
che erano famosissime in Francia e che sono in gran parte evocazioni, anche se ormai ironiche, e a volte anche spiritose, di spettri, di mostri, di situazioni fantastiche. Ora, in un altro contesto completamente di quello che trovavamo in Hoffman un secolo prima. Ondine è ovviamente quello meno vicino. Ondine è vero che è una specie di mostro, almeno è un personaggio fantastico. Ondine è la sirena che seduce o cerca di sedurre l'uomo, e in questo caso non ci riesce. E qui vediamo, ovviamente, l'inizio di Ondine sarebbe stato benissimo anche nel programma dedicato alla musica ispirata dalla natura, perché forse mai, ma dal sesso non ha mai evocato così bene l'acqua come qui all'inizio di Ondine. Che va con questa acqua che continua sempre a muoversi. Io di questo ho dato solo poche illustrazioni di passaggi dove vediamo poi il carattere di Ondine. Qui siamo quasi verso la fine del suo canto, e lei ha capito che lui la respinge. Quindi abbiamo comincio il secondo riga dove c'è scritto Expressis. Abbiamo lei che è triste e respinta. E scompare nell'acqua. È morto, no? Sì, si sente l'acqua. Sì, è lei che ride. Sì, è tutto, non ho la traduzione, ma esattamente dice... Elle pleura quelques larmes, poussa un éclat de rire, et s'évanouit en giboulet qui rousse l'air blanche, long de mes vitraux bleus. È molto carino il francese, devo dire, è bellissimo il francese. Ok, le gibet, secondo pezzo, significa, quello è proprio macabro, cioè il poema, le gibet significa la forca, un patibolo, la forca, parola abbastanza poetica. E il poema che ispira Ravel qui è molto, perché descrive, lui dice cosa che non riesco a capire, cosa sento, cosa è quello che sento, sarebbe forse, racconta un sacco di insetti, ma in termini proprio macabro, strano, insomma, coperti di sangue, che mangiano, insomma, è abbastanza straordinario, come è questo tipico dei post-simbolisti francesi, che vediamo già un pochettino in Baudelaire quando dice le soleil s'est noyé dans son sang qui se fiche, il sole si è annegato nel suo sangue che coagula, insomma, che immagini molto forti di questa cosa, e invece poi alla fine, dopo tutte queste possibilità, macabre dice no,
è il suono della corda dell'uomo impiccato che scricchiola nel vento. E questa corda si sente in tutti i testi, questo. Che continua per tutti i testi. È un testo ipnotico, strano, un po' macabro anche, ok? Spero che sia l'unico di quello. Sì. E poi andiamo all'ultimo testo, Scabo. Scabo è un piccolo mostro, però non un mostro pieno di malizia come le streghe, ma certo, meno ancora del Elkernig. Anzi, è un piccolo mostro che semplicemente spaventa uno che sta a casa, che arriva, se ne va, si prende un sacco di forme strane, esplode, insomma, evapora. È un piccolo mostretto di casa, insomma, un mostro chulo, insomma. Quindi, all'inizio siamo... e c'è qualcosa, ma non capiamo che cosa, dove non c'è. Il numero, scusami, siamo sul numero 23, bla bla bla, 22. È questo? È quello? Ah, c'è stato un errore, ok. Sarà colpa mia. Capita sempre qualche volta. Questo che numero è? Sì. Ah sì, perché quindi manca... Ok, va bene, non importa. Ma pagina che cosa? Pagina? Ma questo non è pagina, questo non è pagina 23, questo è... No, questo è il 23. È 23. È uno prima? Scusate. Il numero 21 è Gibe. Ok, non ha grande importanza. È un passaggio dove lui appare, suono, non avete l'illustrazione. Poi guardiamo il pagina 24. Questa è la tua danza. Siamo lì, vero? Sì, sì. Vedi, un po' macchie. Che diventa... Devo dire che qui, a parte tutti questi effetti sonori del mostro che appare, che scompare, eccetera, Ravel aveva, e questo l'ha dichiarato apertamente, che voleva scrivere il pezzo più difficile della storia per il pianoforte. E quindi utilizza gli effetti sonori stravaganti di questo mostro stravagante per fare effetti pianistici di grande, grande bravura. Quindi confesso che per il pianista l'effetto di bravura è più frustrante perché finisce in pianissimo subito e si evapora proprio come il mostro. Quindi Ravel aveva, dicono tutti, un senso di umorismo abbastanza macabro e nero e questo lo dimostra verso i pianisti. Andiamo, 23, 24, sì, 24, forse dovrei guardare, sì, questo è, dunque, comincio la prima pagina, che abbiamo ancora il mostro che arriva da niente, scompare e poi danza, questo è il passaggio che comincia il passaggio più difficile, Thank you.
sicuramente un qualcosa di spagnolo in questo motto, vero? Non so perché. Se, anche se un po', non so, un motto spagnolo. Non, è vero che Ravel era di, no, quasi al confine, quindi magari in casa sua c'erano spagnoli come motto. Dunque, prossimo è un esempio molto, molto particolare. Perché per tanto tempo il mostro sembra che sia scomparso e poi riemerge. Comincio seconda riga. E poi va avanti, non credo che ci sia. No. E poi c'è solo comincerò tre battute prima dall'inizio dell'esempio qui. Forse dovrei. Sì, è questo. Questa è la sua ultima apparizione, prima di scomparire per sempre. Quindi un grande scoppio completamente in virtuosismo, ma anche come sonorità. Ok, bene. E passiamo a Liszt, ho anche dedicato un programma intero a Liszt con Faust, Liszt, che era ossessionato dalla leggenda di Faust, e questa ossessione in sé andrebbe meglio nel programma numero 3, che parliamo di artisti e i grandi temi letterari. Ma qui ho voluto mettere in evidenza la sua ossessione proprio non solo con Faust, non tanto proprio con Faust, sì, anche, ma col diavolo. Col diavolo come immagine di mostro, di qualcosa di che rimane poi come ossessione. Perché Liszt, dopo aver scritto a Weimar da abbastanza giovane, La sonata in si minore che è basata su Faust, la Faust Sinfonie, il Mephisto Waltz numero 1. Poi passano 25 anni e poi torna, e torna con testi dedicati completamente al diavolo. È un'immagine molto personale del diavolo, un diavolo che danza, leggero, fornione, che prende in giro l'umanità. Che un diavolo molto, un diavolo quasi tenero, però terribile. È una visione molto particolare. Questo abbiamo questo pezzo ironico, strano, che questo l'epistolo polca. Non mi ricordo se l'ho suonato nell'anno visto. L'ho suonato, sì. Il tipo di pezzo che non piace a nessuno. Solo, forse a me. Sì, c'è l'introduzione. Anche qui abbiamo una situazione armonica completamente pazza, che lui giustifica in un certo senso perché è una visione di pazzia, cioè una visione, un'ossessione da incubo. Nella storia sia riuscito con tanta forza a evocare l'atmosfera di incubo quanto Liszt. L'ultimo Liszt, ci sono questi pezzi veramente che hanno qualcosa di molto inquietante, molto. Sì. Il prossimo cos'è? 90. E sì, anche qui abbiamo. È così delicato, così, però al tempo stesso c'è qualcosa veramente sinistro. Thank you.
così via. È tutto, tutto molto alto, molto leggero, ma molto... E poi la fine è che è una fine stranissima, veramente. Comincio seconda riga dopo le doppie strisce. Finisce sulla nota sbagliata, che non c'entra, proprio, proprio come in un incubo, come magari si sveglia lì, chissà. Tutto è tutta questa atmosfera molto, molto sinistra, molto da sepale, da incubo. E poi, per finire, finisco con il famosissimo primo Mephisto Waltz, quello che è ispirato non direttamente da, da Goethe, bensì da Nikolaus Lenau, poeta romantico, che ha una scena, che prende una scena della leggenda, che è Faust con diavolo, Faust che è stato trasformato in giovanotto bellissimo, sexy al massimo, che arriva in un paese dove c'è un matrimonio ruvido, proprio da contadini, e gli va di all'inizio sentiamo l'orchestra dei contadini che si mettono in intonazione, però è tutto, tutto sbagliato. E poi Faust e Mefistofole arrivano poco a poco. È una musica molto precisa, cioè molto concreta, nelle contaminazioni, molto contaminata se vogliamo, è detto così. Andiamo avanti, cosa faccio? Sì, semplicemente passaggio per dimostrare il personaggio di Faust, comincerò leggermente prima, però riprende questo carattere, è sempre in forma di valzer, questo carattere così galantuomo, elegante, bello, sexy, tutto. Molto pieno di slancio, di sì, orgoglioso, pieno di se stesso. Poi abbiamo la scena d'amore famoso, che lui arriva nel paese, c'è questo ballo di matrimonio e lui vede una ragazza che gli interessa, che purtroppo sarebbe la sposa, no? Insomma. E ovviamente con l'aiuto del mercato della seduce. E questo sarebbe un po' la danza di seduzione, come tutte le seduzioni erotiche iniziane, è non tanto sensuale, che è sensuale sì, ma non erotica, sensuale, ma innanzitutto è triste. Chissà perché, ma lì le scene di seduzione sono sempre tristi. Lì ne ho anche parlato 3 anni fa, che secondo me è perché c'è un problema, dovrei interrompere? Mi sento lo stesso. Ok. È un po' tardi perché ho quasi finito. Credo che Liszt, che era come sapete un grandissimo seduttore, però al tempo stesso anche un prete, o quasi, un abate, vedeva le sue proprie seduzioni con una certa tristezza, con una caduta. Liszt una volta scrisse che poteva almeno dire che non aveva mai corrotto una innocente. Cosa intendesse per quello non si può dire, esatto. probabilmente intendeva semplicemente che chi andava con lui non poteva essere innocente. O non era certamente innocente dopo, questo sì. Però c'è sempre una tristezza, quindi... Thank you.
quello che c'è, ma insomma, conoscete, credo, o insomma, riconoscerete. Quindi sì, prossimo vediamo, dopo questa seduzione, se vediamo, questo è molto carico, e già vediamo un pochettino l'immagine del diavolo sognone, così che vediamo 30 anni dopo nel polka che ho suonato prima, questo qui. Tutto. Sì, lui segue, poi non ho detto, poi lui si mette a suonare il violino, e la seduzione va avanti, non c'è l'esempio che abbiamo, che suono, ma non c'è, che... e che va avanti con la seduzione. Vediamo, sì, 23. Ah sì, qui sono pazzo, siamo nel bel mezzo, qui le risate del diavolo non sono ossessionali come erano nel polka, ma sono collegate col virtuosismo. Più che ride il diavolo, più virtuosistico che diventa la scrittura pianistica. Questo probabilmente perché Liszt identificava il suo fatto, lui si identificava con pazzo, come quasi tutti gli artisti dell'Ottocento. E lui era Faust, e il suo fatto con il diavolo era il suo virtuosismo, che era sempre la tentazione che l'avrebbe tolto dalla via diritta, come dice Dante, cioè dalla vita morale, artistica, eccetera, eccetera, che lui, la sua grande tentazione era del suo virtuosismo nettutra. E quindi il diavolo più che ride, quindi il diavolo prende questo... Anzi, tutto, perché c'era nella scena d'amore, che non avete sentito. Non è la cosa giusta, ma tutto, questi sospiri. E quindi se cominciano una battuta prima dell'inizio della pagina, una sola, se riesco. Beh, senti che ci sono. Va molto da prima. Come prendere in giro, quasi come la versione sarcastica di questi sospiri d'amore. E poi se arrivo, no, ora sono all'inizio delle pagine. Una. Un passaggio molto famoso per noi pianisti. Abbiamo ora questi salti molto, ovviamente molto difficili, anche come illustrazione delle risate diaboliche. Poi passiamo, c'è ancora l'ultimo intervento del diavolo, e poi abbiamo questo passaggio molto languido, molto, insomma, comincio dove c'è scritto, vi seduto il tempo. E abbiamo ancora il tema d'amore. Qui abbiamo un intervento significativo. Mi dite voi cos'è questo? Com'è? Com'è? Sì, sì, ma questo sì, ma cos'è? Cos'è questo? Cosa deve evocare? L'uccello, il canto dell'uccello, quale? L'usignolo, esatto. E cosa significava per l'Ottocento il canto dell'usignolo? Esattamente quello che significava per noi, per i nostri padri, nei film degli anni 40, quando dopo una scena d'amore poi andavano via e poi tornavano e la coppia fumava una sigaretta. Esattamente. Sì. Quindi all'epoca avranno capito tutti, eh? Quindi questo intervento quindi si capisce l'anguido perché questa atmosfera di post coitum, come si può dire,
E latino si può dire tutto, vero? Tutto suona bene in latino. E poi il testo poi finisce ancora con un'ultima grande risata vipotistica, evidentemente, del diavolo. Ok, bene. Io ho finito. Gradirei qualche domanda, se ci sono. Come sapete, mi fanno molto piacere. Solo è sempre difficile, nessuno può cominciare. Ma scatenatevi, insomma. Nessuno. Non c'è niente da dire. O era talmente noioso che volete solo scappare senza commenti, o non lascia niente da pensare, da chiedere. Ok, bene. Grazie. Buonasera. A domani, spero. A proposito, complimenti, non ha suonato un solo telefonino, nemmeno il mio.